E polemica dopo il ritrovamento a pochi passi da campi e uliveti nel cuore delle campagne del Cilento a Salento di sacchi di juta, bidoni di plastica e fanghi potenzialmente tossici. Il procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania Antonio Ricci ha fatto partire nei giorni scorsi gli scavi che hanno riportato alla luce rifiuti interrati negli anni 90. Le indagini partite un anno fa dalla denuncia di un cittadino colpito da numerosi casi di tumore registrati nella zona. Scandaloso che l'ordine di sotterraneo i rifiuti in questione venne adottato niente di meno che dall'ASL Salerno 3 nel 1995, precisa il senatore del Movimento 5 Stelle Francesco Castiello. L'ASL ha detto questo al comune di Salento dicendo di interrare quei rifiuti organici perché presumeva probabilmente che fossero solo rifiuti organici. Invece c'erano bidoni metallici che contenevano fanghi industriali e si teme che nello strato più profondo ci siano anche recipienti che contengano rifiuti di laboratori radiologici, quindi con contenuti radioattivi. Sono in corso in questi giorni presso l'ARPAC di Napoli tutte le analisi di laboratorio dirette ad accertare la natura di questi rifiuti. Ma in quell'area ci sono picchi di malattie oncologiche che sono superiori alla media.